Benvenuti, parliamo di manga. Oggi vi parliamo di Silver Spoon, un manga di Iromu Arakawa, che è famosa per essere l'autrice di Fullmetal Alchemist. Questo è un manga che è iniziato a uscire col primo numero a novembre del 2012. Questo è uno dei manga più vecchi che abbiamo iniziato a leggere. È finito. Come si può vedere anche dall'ingiallimento delle pagine, è finito a febbraio 2021, quindi è durato 9 anni circa. E è un manga che ci è piaciuto molto, talmente tanto che quando siamo stati in Giappone abbiamo preso dei ricordini, delle carte, forse un numero con un cucchiaio d'argento, perché qui il cucchiaio d'argento è diciamo il simbolo di Silver Spoon, che infatti si chiama cucchiaio d'argento. Questo è un simpatico ventaglio giapponese che non mi ricordo dove abbiamo preso, però appunto ritrae Silver Spoon con i suoi personaggi principali. Qui ci sono. Lui è Ashiken, lei è Mikage e lui è Komaba. E questo è un cavallo, vabbè. Praticamente di cosa parla questo manga che è iniziato molto molto carino, ha fatto anche tanto successo in Giappone e però poi a un certo punto si è arenato più o meno sul numero 10 che è uscito nel 2014. Dal numero 10 è cominciato a uscire circa, no, il numero 11 è uscito a dicembre 2014 e poi è cominciato a uscire a febbraio 2015. Maggio 2016, maggio 2018 e febbraio 2021. Una cosa impressionante. Un'agonia per arrivare alla fine incredibile. E poi che fine? Ma che fine? Vabbè, parliamo di questo manga. Iniziamo a vedere un po' di disegni. Ashiken è intanto ambientato in Hokkaido e questo noi ci piaceva molto. Ashiken è un ragazzo che vive a Sapporo, diciamo, il capoluogo dell'Hokkaido, che è bravissimo, è uno studioso, cioè l'unico pregio che ha è che è parecchio studioso, lui riesce a studiare tantissimo, a concentrarsi tantissimo, a mandare a memoria un sacco di nozioni. Non so se c'è qualche pagina a colori da qualche parte, ma forse no. Però, proprio per il fatto che è così bravo a studiare, lui soffre tantissimo la pressione. E c'ha un babbo parecchio che si aspetta parecchio da lui, no? Soffre così tanto la pressione, si stressa così tanto alla fine a studiare, a cercare di studiare per entrare in una scuola prestigiosa, che gli viene consigliato, e alla fine lui lo fa, di andare alla scuola, all'istituto agrario Ezono, o Ezo, chiamato in modo forse più colloquiale. Praticamente, magari faccio vedere un po' di copertine, va, che sono più belline. L'istituto agrario Ezono è un istituto un po' particolare, perché sì, è un istituto tecnico agrario. È praticamente situato nella campagna sconfinata dell'Hokkaido, e praticamente in mezzo al nulla. E tutti gli studenti dell'Ezono sono persone che sono ragazzi che hanno una famiglia di agricoltori, coltivatori, sono tutte persone che vanno lì per portare avanti l'attività di famiglia. Infatti nel primo numero c'è un posto pallino che tutti sono lì perché hanno un sogno, continuare l'attività di famiglia oppure diventare veterinario, cioè tutti hanno idea di cosa vogliono fare. Lui invece è andato lì perché non regge la pressione dello studio. E quindi, diciamo, intanto pensa che andando in un istituto tecnico agrario, essendo il primo, cioè, essendo appunto una scuola tecnica, sarà il primo di tutti, no? E quindi un po' della serie, facendo poca fatica, sarò il primo della scuola. Un po' appunto per staccare da questo studio. E il problema è che lui incontrerà una realtà parecchio particolare, cioè che non conosce, una realtà in cui
bisogna alzarsi alle 4 di mattina per pulire, lui entrerà nel circolo di equitazione per pulire lo sterco dei cavalli. Una realtà in cui parecchio c'è da fare lavoro manuale, no? Per prendersi cura degli animali, per raccogliere le uova, e poi faranno anche cose particolari come partecipare appunto a una cosa che mi viene in mente perché poi è passato tantissimo tempo e alla fine uno si scorda, no? A un certo punto hanno fatto la pizza, quindi partendo dalla farina, ma anche partendo dal latte per fare il formaggio, dal maiale per fare la carne, per fare la pancetta. Infatti poi, diciamo, c'è anche un po' il tema di sapere da dove deriva quello che mangiamo. Cioè lui nel primo numero si stupirà che le galline fanno le uova. Cioè, no, nel senso che le galline facessero le uova lo sapeva, però si stupirà da dove provengono le uova, cioè il fatto che escono dal culo delle galline. E lui, questa cosa non si vede, non l'aveva, vabbè, non lo trovo il punto, non l'aveva mai considerata. Oppure il fatto che magari i maialini di cui si prende cura, forse c'è da qualche parte. No, i maialini di cui si prende cura, tanto amorevolmente, poi sono animali da macello, cioè verranno macellati, e quindi venire a patti un po' con questo fatto che chi sta in mezzo alla natura, chi si occupa degli animali, magari li ama, però comunque sono, ecco, maialini, sono comunque animali da macello, comunque sono animali che ci servono a qualcosa, quindi le mucche per il latte o anche per la carne, i maiali per la carne, i cavalli no, i cavalli vanno semplicemente montati. Ecco, quindi un fumetto che se uno è vegetariano perché ama gli animali, diciamo ci tiene alla sensibilità, cioè questo tipo di sensibilità, probabilmente è un fumetto che urterà questa sensibilità. La Arahawa viene da una famiglia di allevatori, contadini, insomma, tra l'altro ha fatto anche un altro fumetto che si chiama Nobiltà Contadina, che parla proprio di questo mondo qua, e era avvezza probabilmente a queste cose, e ci fa, diciamo, vedere cosa succede a uno studente che viene dalla città, perché anche se Sapporo non Hokkaido, comunque è una cittadina, che va a entrare in contatto con il mondo agricolo proprio terra-terra, cioè proprio partendo dalle materie prime. E quindi, vabbè, questo ragazzo, poverino, si stancherà tantissimo. Poi è una persona di quelle che aiuta tantissimo quegli altri, che non sa mai dire di no, e quindi si infilerà in tantissimi guai. E questo ne fa un manga molto molto divertente, cioè, ma proprio uno di quelli che ti strappa la risata, per cui veramente consigliato fino a un certo punto, perché poi dopo si perde. Poi probabilmente lei per problemi familiari l'ha un po' lasciata andare, ci ha messo tantissimo arrivare alla fine, e alla fine l'ha un po'. È vero che finisce con i 3 anni della scuola superiore, quindi anche se poi si parla di università o di quello che faranno dopo, finisce effettivamente con i 3 anni. Però appunto gli ultimi numeri ci sono parsi un po' un trito e ritrito, diciamo, di quello che aveva già scritto nei numeri precedenti, per cui, è vero che sicuramente letto dall'inizio alla fine, senza tutte queste interminabili interruzioni, probabilmente è anche più godibile perché uno poi c'è anche un po', si ricorda anche quello che è successo, insomma. Per cui, un lato negativo di questo manga, ma soprattutto verso la fine, vi faccio vedere, ci sono pagine e pagine di testo, c'è cioè una verbosità incredibile perché
lei va a spiegare tante cose che riguardano appunto, ma anche l'economia, come fanno a sopravvivere queste aziende agricole, i vari, anche perché poi diciamo ci sarà una parte in cui verrà fuori diciamo l'idea di queste persone appunto di continuare le attività delle loro famiglie oppure di diventare imprenditori a loro volta. Quindi pagine e pagine di spiegazioni su come si fa il formaggio, come si fa la pancetta e su cioè, cose che effettivamente fanno venire un po' il latte ai ginocchi, però all'inizio erano unite da questa da questo humor, da questo insomma faceva ridere, cioè, era un fumetto che faceva ridere, molto molto bellino, molto particolare, cioè, un fumetto scolastico chiaramente, però scolastico talmente particolare, talmente c'era questo contrasto tra questo ragazzo così serio, così studioso e questa realtà parecchio contadina, cioè comunque seria anche quella, però cioè, che uno non sa, cioè, che lui insomma non si aspetta, ma soprattutto uno studente giapponese non si aspetterebbe. E poi però appunto è un po' scaduto verso la fine, però io comunque continuo a consigliarlo se uno riesce a reperirlo, perché comunque è un fumetto, è un manga particolare, molto particolare. Dispiace un po' perché tutte le vicissitudini personali di questa donna hanno portato un po' a farlo scadere, che poi appunto aveva avuto tanto successo anche in Giappone e poi invece alla fine è un po' andato nel dimenticatoio. Quindi insomma questo era Silver Spoon, 15 numeri, e se riuscite a recuperarlo leggetelo perché comunque secondo me ne vale la pena perché più di metà è molto carino. Continuate a seguirci, parliamo di manga e tutti anche gli altri video che facciamo con Rifugio del Funghetto, mettete mi piace e ci vediamo alla prossima volta.